Ora la parola al professor Emilio Chiodo del Laboratorio di Economia e Marketing del Dipartimento di Scienze e Alimenti di Università di Teramo. Approfitto per il tempo di caricare il PowerPoint per ringraziare la presenza qualificata della CIA, della Coldiretti, dell'ARSA, della società Pachamama, dell'Agriturist, dell'INEA, che abbiamo già ringraziato all'inizio, e inoltre la Riserva Naturale Calanchi e la società Keyshift. Grazie. Parlo ad alta voce perché il microfono sembra si è scaricato la batteria. Sentite lo stesso in fondo? Allora, quella che presentiamo oggi è con i risultati di una ricerca realizzata dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti in collaborazione con l'INEA, sede regionale per l'Abruzzo, che ha gentilmente fornito i dati. Una ricerca finalizzata a verificare quello che è il livello di funzionalità nelle imprese abruzzesi e poi nello specifico nelle imprese teramane. Qual è, diciamo, il background teorico rispetto a questa ipotesi? Il primo aspetto è che insomma, l'evoluzione del sistema agroalimentare richiede per le imprese agricole la ricerca di nuove forme di valore, di nuove forme di creazione del valore. Che tipo di evoluzione, diciamo, macro, a livello macro andiamo a considerare? In primo luogo delle relazioni verticali di filiera, il valore aggiunto dell'agricoltura è andato sistematicamente e continuamente scendendo, la quota di valore aggiunto dell'agricoltura nell'ambito della filiera agroalimentare, era nel 99 il 16%, gli ultimi dati 2009 parlano dell'11% dell'intera filiera, così come, anche se un po' meno, quello dell'industria. La grande distribuzione invece cresce continuamente nella sua quota di valore aggiunto. Quindi primo punto problematico. Secondo punto problematico, la bilancia agricola, in particolare quella agroalimentare, è in deficit, l'apertura verso l'esterno, quindi la quantità di prodotti scambiati, importati e esportati, sono in continua crescita, quindi aumento della pressione competitiva nei confronti delle imprese agricole. Terzo punto, quello più generale di evoluzione, di marketing se vogliamo, cambiano le abitudini di consumo, cambiano i comportamenti del consumatore, quindi si cercano sempre nuovi prodotti, aumenta la componente di servizio nel prodotto, quindi in un certo senso ci si allontana dall'aspetto di produzione e quindi sempre di più assume importanza ciò che sta a valle della filiera rispetto a ciò che sta a monte. Quindi l'agricoltura, che è un po' la base produttiva del sistema, ha una scarsa rilevanza nella formazione del valore lungo la filiera. L'agricoltura tradizionale sembra non essere più in grado di garantire questa un'adeguata generazione di valore. Quindi il problema è, andiamo a cercare, poi anche cerchiamo di verificare dove sta questo valore. In primo luogo, appunto, non possiamo più utilizzare solamente le categorie del passato, cioè il paradigma produttivo della valorizzazione attraverso il mercato, della ricerca solamente di massimizzazione dell'efficienza tecnica e della produttività e quindi dell'innovazione incorporata nei mezzi di produzione, è un paradigma che ha mostrato e sta mostrando tutti i suoi limiti. Andiamo a vedere, a dimostrazione di questo, alcuni dati. Sono dati pre-crisi, questi sono gli ultimi dati che abbiamo trovato disponibili, resi disponibili dall'Istat. Questo è l'andamento del valore aggiunto ai prezzi di base dal 2001 al 2007 per l'agricoltura e per il totale dell'economia, cioè le due linee che crescono sono il totale dell'economia abruzzese e il totale dell'economia della provincia di Teramo. Le due linee decrescenti sono il valore aggiunto dell'agricoltura in regione e in provincia di Teramo, quindi un andamento di forbice, insomma, mentre il valore aggiunto dell'economia cresce, il valore aggiunto dell'agricoltura diminuisce.
Queste sono le unità di lavoro, sempre a livello dell'intera economia, le due linee superiori, la rossa e la blu, e a livello regionale e provinciale del settore agricolo. Quindi una forte diminuzione nei primi anni, una ripresa delle unità di lavoro, però rispetto all'indice rimangono sempre inferiori rispetto al totale dell'economia, e questo si riflette anche qua diviso per province oltre al totale della regione sul valore aggiunto per unità di lavoro, con un trend comunque decrescente, in particolare negli ultimi anni, anche se con alcune differenze provinciali. Quindi insomma i dati statistici, anche se ripeto fermi alla situazione precedente alla crisi, vanno nella direzione delle considerazioni metodologiche che facevamo all'inizio. Questo è anche più difficile forse da leggere, però questo si riflette anche sul numero di aziende. Le aziende in tutti i settori, in quasi tutti i settori, comparti dell'attività agricola, questi sono dati delle Camere di Commercio, dal 2000 al 2008 diminuiscono di numero. Gli unici settori che aumentano, non si vedono perché sono molto piccoli, sono ad esempio l'apicoltura, i servizi di raccolta, di prima lavorazione. Quindi insomma comunque un'evidente visione di difficoltà, di crisi del sistema agricolo considerato in termini di agricoltura tradizionale. Quindi insomma il ragionamento è: cerchiamo di andare a capire oggi qual è il problema, dove sta il valore in agricoltura, dove bisogna andare a cercare, e insomma quello che si afferma dalla letteratura e dai lavori fatti dai colleghi presenti è quello di un modello post-produttivistico, cioè la sola monofunzionalità non spiega più e non è più in grado di spiegare la creazione del valore oggi in agricoltura, perché cambia ciò che vuole il consumatore: alimenti funzionali, alimenti naturali, aspetti legati alla convenienza di uso, oltre che economica. Cambia la richiesta dei cittadini, il discorso della richiesta di beni e servizi di interesse collettivo, ambientali, paesaggistici, sono nuovi aspetti che devono entrare, forse non lo riescono a fare ancora sufficientemente, nel conto economico dell'azienda. Qua vado velocemente perché insomma sono concetti più noti: il concetto di multifunzionalità, il concetto di diversificazione sono aspetti teorici su cui basarsi per cercare di capire quali sono gli aspetti di valore su cui ragionare oggi. L'idea di fondo è che l'impresa agricola può e deve cercare con la propria dotazione interna di risorse nuove forme di reddito, attraverso il mercato, dove possibile, attraverso la produzione di beni pubblici, dove il mercato non è in grado di remunerare appunto questi beni o servizi prodotti dall'agricoltura, quindi e qua è necessario l'intervento della politica agricola. Le direzioni, anche qua a livello metodologico sono cose già ben sviluppate, però le passiamo velocemente, verso cui si può muovere l'agricoltura tradizionale possono essere riassunte, questo modello di Van der Pleug, un ricercatore olandese, verso l'approfondimento, cioè verso la ricerca di un maggiore valore aggiunto lungo le filiere, valore aggiunto che può essere dato dall'aumento del valore finale dei prodotti, prodotti biologici, prodotti tipici, prodotti di qualità, oppure può essere dato dall'accorciamento della filiera, quindi cercare di camerare più valore aggiunto nell'azienda agricola, oppure attraverso l'allargamento, quindi l'introduzione di nuove attività nell'ambito aziendale. In primo luogo l'agriturismo, vedremo poi dall'indagine empirica, è uno degli aspetti più sviluppati, però anche i servizi sono una delle poche attività che crescono nell'ambito del numero di aziende, tutti gli aspetti legati ai servizi anche di tipo culturale, sociale e così via. L'ultima direzione, quella in basso, è quella del riposizionamento, cioè una ricerca di un nuovo ruolo nell'ambito dell'economia rurale, qui entra tutto l'aspetto legato, già anche affrontato in precedenza, alla pluriattività. L'indagine che è stata svolta, qui salto un po' di dati, è stata realizzata dal Dipartimento di Scienze Alimenti in collaborazione con l'INEA Abruzzo ed è stata pubblicata nell'ambito del volume del professor Mauro, l'Università dell'Annunzio, con il titolo L'agricoltura teramana alla ricerca del valore. Qual è la base dati? Anche questo già è stato parlato. La base dati è quella ricca, quindi la rete di informazione contabile agricola, che è molto importante, anzi l'unico strumento che abbiamo per misurare
il fenomeno della multifunzionalità con alcuni limiti, nel senso che ci andiamo a prendere le aziende più grandi, quindi le micro aziende, le aziende lobbistiche, diciamo, possono essere escluse, però abbiamo informazioni molto importanti relative all'agriturismo, al cototerzismo, alla trasformazione in azienda dei prodotti agricoli, alle certificazioni di qualità, agli aspetti ambientali, quindi tutto quello che quello macro settore che è inserito nelle misure agroambientali e alla produttività. Seguendo lo schema precedente, quindi noi possiamo individuare le strategie multifunzionali delle imprese e classificarle nelle varie direzioni, quindi rispetto all'approfondimento, trasformazione dei prodotti, certificazione di qualità, certificazioni biologiche, rispetto all'allargamento, quindi nuove attività come agriturismo, cototerzismo, ambiente o al riposizionamento, in particolare la produttività. Secondo questi schemi siamo andati a identificare che cosa fanno le aziende abruzzesi. In particolare tutte le aziende agricole, una percentuale molto rilevante, può essere considerata multifunzionale, nel senso che intraprende almeno una delle direzioni identificate dalla multifunzionalità. Il 65% delle aziende abruzzesi vanno in almeno una di queste direzioni, anche se poi tutte e tre, dato più in basso, è molto più bassa la percentuale. Quindi c'è un approccio alla multifunzionalità, anche se forse non pienamente sviluppato, e dentro le varie direzioni della multifunzionalità, approfondimento, allargamento e posizionamento, è la trasformazione, quella che è l'approccio più seguito, quindi integrarsi lungo la filiera cercando di inserire, aggiungere l'attività agricola all'attività di trasformazione. La provincia di Teramo, l'agricoltura teramana, in questo sembra più caratterizzata rispetto alla media regionale, quindi più multifunzionale rispetto alla media regionale, tant'è che negli anni, anche se è difficile fare un'indagine nel tempo perché cambia la base dei dati, si amplia la forbice tra la provincia e la regione. E andando avanti sull'analisi dei dati, questo ragionamento sulla multifunzionalità vale per tutti i settori, quindi con quelle aziende specializzate nei seminativi, nella zootecnia, nelle colture permanenti, vale di più per le aziende non specializzate, quindi quelle che vengono classificate come produzioni miste. Vale meno ad esempio per le aziende ortofrutticole, che forse hanno già una loro diciamo, ricerca di reddito nella specializzazione. A livello dimensionale anche non emerge una spiccata differenziazione tra le imprese piccole e le imprese grandi. In generale risultano diversificare molto, risultano molto multifunzionali le aziende di piccolissima dimensione, così come le molto grandi. Da una parte la spiegazione potrebbe essere quella di comunque la necessità di integrazione di reddito, e dall'altra potrebbe essere la disponibilità di risorse, perché comunque l'attività di diversificazione multifunzionale necessitano di investimenti. Anche qua la tendenza principale è quella comunque dell'approfondimento, e quindi verso la trasformazione, verso la produzione di prodotti di qualità, verso la produzione di prodotti biologici. Qua poi insomma, i dati sono a disposizione, si vedono delle differenze a livello dimensionale. Vado avanti nell'indagine, diciamo, nell'indagine statistica, ancora due aspetti importanti: il peso economico, sia in termini percentuali che in termini assoluti. Questo è un aspetto secondo me rilevante, nel senso che una rilevante percentuale del reddito, il 45% delle entrate per le aziende che sono già multifunzionali, che già diversificano, però anche il 33% delle entrate delle aziende complessive indagate dalla RICA, e con una quota anche considerata in crescita, proviene da attività che possiamo chiamare multifunzionali, quindi dalla produzione di prodotti di qualità, dalla produzione di prodotti biologici, dalla trasformazione, dall'agriturismo e così via. L'aspetto qualità dei prodotti, quindi prodotti certificati, siamo ad esempio alle DOP o alle DOC, è uno degli aspetti più importanti nella generazione del reddito.
nella provincia di Teramo ancora, forse questo aspetto è ancora più accentuato rispetto al totale regionale. Mi avvio velocemente verso la conclusione, questo vale anche se lo consideriamo in termini assoluti. Quindi le entrate medie da aziende multifunzionali a livello regionale, mediamente 40.000 euro provengono dalle entrate multifunzionali, 50.000 da quelle non multifunzionali, quindi la quota di entrate da attività multifunzionali è estremamente rilevante e superiore rispetto alle aziende convenzionali. Ancora una volta questa tendenza è più accentuata nell'ambito della provincia di Teramo rispetto al resto della regione. E la stessa analisi poi è stata fatta per differenze di indirizzo produttivo, e quindi emerge per esempio l'aspetto qualità fondamentale per questo, anche logico, insomma, dalle imprese specializzate in colture permanenti, dove appunto la vendita, la commercializzazione, produzione e commercializzazione di prodotti di qualità è molto importante, così come è importante però ad esempio l'aspetto biologico nelle aziende invece specializzate nei seminativi. Alcune considerazioni conclusive, alcuni ragionamenti su questa indagine, che chiaramente è un'indagine spot, nel senso che si è concentrata principalmente su un anno e solo in alcuni casi siamo riusciti anche ad andare a vedere per problemi proprio di campione anche l'andamento nel tempo, però è molto, secondo me, può essere molto significativa, nel senso che il fenomeno della multifunzionalità è diffuso nell'agricoltura abruzzese, probabilmente più pesante di quanto ci si possa pensare in termini di adesione, di indirizzo delle aziende e in termini di generazione di reddito. È rilevante economicamente ed è un fenomeno in crescita da un punto di vista economico, quindi la ricerca di ulteriori nuove strade di reddito rispetto alla, diciamo, chiamiamola così, all'agricoltura tradizionale, è un dato di fatto, è un dato che le imprese abruzzesi stanno perseguendo e che già ha un peso sulla generazione del reddito. Gli aspetti legati alla trasformazione dei prodotti agricoli sono quelli più seguiti, però anche gli aspetti della produzione di prodotti di qualità, le certificazioni biologiche sono strategie in crescita, e quindi è un adattamento, una risposta degli agricoltori a quelle che sono le nuove tendenze dei mercati, delle domande dei consumatori. Ci sono delle differenze, anche se non molto evidenti, tra le diverse tipologie di aziende. In particolare aziende di indirizzi misti sono già più propense in un certo senso alla diversificazione, quindi più orientate alla multifunzionalità. Che cosa può incidere sul percorso multifunzionale? La dimensione, quando appunto questo percorso richiede gli investimenti, quindi l'accesso alle risorse di finanziamento, però anche di capitale umano, di assistenza tecnica, di capacità di gestire poi i finanziamenti. Quali strategie possono essere messe in atto per, diciamo, orientare le imprese verso questo indirizzo? Sicuramente una strategia di aggregazione, perché la piccola dimensione da una parte rende necessaria l'impresa un percorso di multifunzionalità, dall'altra però può essere una criticità nel senso della disponibilità di risorse. Quindi l'aggregazione può essere una delle strade che possono da un lato mantenere la piccola dimensione, dall'altro spingere verso la multifunzionalità, e sicuramente il rafforzamento della politica di sviluppo rurale, il cui indirizzamento in questa direzione è una delle tappe principali, probabilmente in tutte le sue dimensioni, in tutti i suoi assi, sia l'aspetto competitività, sia l'aspetto ambientale, sia l'aspetto di diversificazione, sia l'approccio leader, quindi l'approccio dal basso. Vi ringrazio per l'attenzione.